Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento una rubrica che qualche volta forse vi è già capitato di vedere, ovvero una rubrica in cui mi trovo ad avere un pilota che ha fatto un giro particolarmente veloce e allora lo analizziamo insieme facendocelo raccontare proprio dall'autore del giro. Magari se quel giro è un record della pista, allora questo video è ancora più figo. Infatti abbiamo qui con noi Andrea Maestri. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Che è l'autore del nuovo record della pista dell'autodromo di Cervesina, quello dove ho fatto il terzo round stagionale del Moto Estate. Andre, io quando penso a te ripenso un po' a me, perché bene o male Andrea ha fatto il mio stesso percorso motociclistico. Infatti quando è che hai iniziato? È iniziato prima gara 2016, esordio totale a settembre alla Io c'ero, la ricordo. E poi, visto che la gara andò bene, decisi di affrontare la stagione intera nel 2017. E lui ha fatto proprio la Race Attack, quindi 2016 esordio, terzo posto, come la mia prima gara della Race Attack. Sì. E poi la stagione successiva, vittoria del campionato, non come me, io non ho vinto il campionato al primo anno, però lui l'ha vinto. E tra l'altro, quell'anno chi era il tuo avversario numero uno? Maledetto Palladino. Quell'anno lui ha dovuto combattere ogni gara con Palladino, che in qualche modo cercava di fregarti, e t'ha anche fregato un po' di volte. Sì, assolutamente, mi ha reso veramente la vita molto dura e comunque dai, sono contento che ve lo siete assorbiti anche voi gli anni successivi. Mamma mia, quest'anno ci ha fatto sudare tanto anche quest'anno, ma davvero un campionato bellissimo. Grande Max. Ciao Max, ti vogliamo bene. Tornando a noi, il giro che andremo a vedere adesso è il record che hai fatto segnare in qualifica nel Moto Estate nella categoria Open, ma prima di partire col giro, che moto hai? Allora, io utilizzo una Yamaha R1, come l'anno scorso, anche quest'anno stessa moto. Preparazione stock, okay. Il campionato in cui corro ci permette una preparazione abbastanza standard, okay. Veramente poche cose, il minimo indispensabile. Infatti vedrete al video che tu hai la strumentazione originale. Sì, strumentazione originale, esatto, sì, anche le pinze sono originali, non ce le fanno cambiare. Stupendo. E, per quanto riguarda le gomme invece, questo è un paragrafo importante, noi nella Race Attack... dobbiamo usare da regolamento regimi di monogomma, quindi utilizziamo tutte delle gomme di derivazione stradale, quindi gomme studiate per durare tantissimi giri e chiaramente devi togliere un po' di prestazione. Il mio miglior tempo era stato di 1.22.1, il tuo record della pista invece è stato di 1.18.7. Che gomme hai utilizzato? Allora, io ho utilizzato delle Pirelli Slick, okay. Al momento è tra le gomme più performanti in circolazione, e in particolare per questa qualifica ho avuto per la prima volta a disposizione la gomma da qualifica, okay. Che io personalmente non avevo mai utilizzato. Ok. Infatti è stato un po' un casino. Spieghiamo che cos'è la gomma da qualifica. Per darvi un'idea, con le gomme che utilizziamo noi, le gomme stradali, l'altra volta a Varano ho fatto il mio best dopo 88 giri di gomma, quindi una gomma che dura tantissimo. La gomma da qualifica invece, che è una gomma studiata proprio solo per la qualifica, c'è un aneddoto che vi spiega un po' come funziona questa gomma. Ho un amico che un giorno ha corso all'estero e allora mentre era nel box che parlava col suo ingegnere, che sapeva tre parole d'inglese il suo ingegnere, allora il mio amico va da lì e chiede: ma ascolta, come funziona questa gomma da qualifica? L'ingegnere si ferma, lo guarda e gli dice: one lap, ok. Two laps, ok. Three laps, alza lo sguardo, okay. E indica il santino appeso lì nel box della serie: se fai tre giri sei morto. Okay. Quindi è una gomma che davvero dura due giri, poi la butti via. Sì. Adesso noi avevamo calcolato in circuiti come il Mugello, Misano, comunque circuiti dell'italiano da 5 km. Uh-huh. Dura un giro, riesce a fare il secondo abbastanza bene. In un circuito magari più corto come Cervesina ti permette magari anche il terzo giro, però okay. In realtà con l'asfalto abrasivo poi alla fine del secondo giro e mezzo già non c'era. La pista è più corta ma consuma di più. Quindi alla fine due giri, massimo proprio due e mezzo, poi basta, okay. Non ne hai più. Però non vuol dire che sai quella gomma vai più forte, perché devi saperla sfruttare. Sì, è una gomma un po' particolare. Io, avendola utilizzata per la prima volta in questa qualifica qua, ho chiesto un po' anche ai ragazzi del team come mi dovessi comportare. Uh-huh. Ho detto: ragazzo, tu devi quando tu pensi di dare gas con questa gomma qua, devi aver già aperto il gas 10 metri prima. Cacchio, quindi quando dici adesso do gas è troppo tardi, dovevi aprire prima. Devi aprire prima. Porca miseria. Però in compenso devi stare attento, perché quando tu arrivi poi in staccata hai la gomma dietro che spinge tanto. Ah ok, quindi avendo troppo grip dietro ti spinge davanti, rischi che ti si chiuda l'anteriore. Esatto. Infatti, come vedete nel video, un paio di punti sono arrivato un pelo lungo, proprio perché non abituato di questa cosa qua. Ok. È una gomma strana che sicuramente chi l'ha usata più di me l'avrebbe sfruttata meglio. Ok.
Io non ce l'ho fatta sfruttarla proprio al 100%. Beh, hai fatto solo il record della pista, quindi non l'ha sfruttata al 100%, però questo vuol capire che si può magari ancora andare più forte. Ecco. Secondo me si poteva fare qualcosa di meglio. Direi a questo punto partiamo col giro e Andre, raccontaci un po' come si guida. Allora, ultima curva, ci lanciamo sul rettilineo. Seconda, terza, quarta, quinta, mettiamo tutte le marce possibili. Io con la rapportatura arrivo di quinta. Ok, non metti la sesta. Alla fine del muretto stacchiamo. Boom, dopo il semaforo. Prima frenata, primo approccio, leggero, poi una gran frenata e portiamo i freni all'interno della 1. Ah. Ok? Andiamo larghi, spigoliamo, full gas, usciamo dalla 1 il più veloce possibile per arrivare alla 2. Al cartello dei 50, poco prima, stacchiamo, di nuovo anche qua. Peliamo il cordolo, andiamo larghi, spigoliamo, okay, di nuovo, full gas, usciamo fortissimi, il più forte possibile. Seconda, prima, questo è un punto fondamentale, chiave della pista. Si alza, moto, stretto. Si alza la moto il prima possibile, full gas, ci si aiuta col freno dietro, prima, seconda, terza, si entra qua nella chicane più veloce del circuito. È importante una buona velocità e nel cambio di direzione bisogna vincere la forza di aprire il gas il prima possibile, bisogna tardare il gas per non portare la moto fuori. Staccata, si arriva di prima anche qua, qua è un pelo largo, si spigola, stretti, boom, strettissimi, full gas, prima, seconda. Qua è importante una buona velocità. Qua in devi frenare punto, poco qui. Poco, sì, lasciarla correre è molto sconnessa quella pista. È importante lasciarla correre. Seconda, si può appoggiare la terza o tirare tutta la seconda. Qua bisogna dargli molto dell'E a questa curva perché è molto infida. Cambio di direzione, buona, gas costante. Si arriva nell'ultima curva, altro punto chiave. Io la faccio molto larga, spigolo, alzo la moto, full gas. Sembra che hai sbagliato. Esatto. E invece terza, sei uscito talmente forte che vai quarta, a passare un panigale sul dritto. Quinta, sì, che un po' più di motore di me ce l'avevo. Un pochino, giusto un po'. E pazzesco. Sì, sì, sì. Davvero un giro incredibile. È incredibile il fatto che, cioè, guardando alcune curve, tu dici, cavolo, ha sbagliato. Invece no. È una caratteristica un po' di questa pista qua. E la prima cosa che ti impressiona a Ceresina è che è il cordolo che non ti segue. Quindi hai, okay, un cordolo che in continuazione, se tu lo usi da riferimento, si allontana e ti si avvicina, ti manda in confusione. Non devi far testo. Io personalmente ho visto che comunque la miglior tattica in questo circuito per fare il tempo è sempre comunque spigolarla. Uh-huh. Nel senso, entrare in curva come se tu la sbagliassi la curva, okay, quindi puntare subito alla corda, andare largo, girare la moto e full gas. Col 1000 rende tanto questa guida qua. Col 600 magari si ha un po' meno cavalli, un po' di meno, però diciamo che quella è la guida. Sì, fondamentalmente il concetto è stretto, poi largo, quasi come se stessi andando lungo. Esatto. Però quando poi hai girato la moto e vedi l'uscita, full gas. Boom, più gas possibile. Full gas, sì. Naturalmente va in base comunque a moto, sì, moto, gomme, eccetera, eccetera. Io parlo della mia esperienza personale. È interessante. Poi magari tante volte ci è capitato nei video di dire spigolare, magari non sapete bene cosa voglio dire, farò poi un video dedicato in cui spiego perché è un concetto fondamentale per la guida del 1000. E la cosa interessante è che io l'anno scorso qua giravo in 1.23 basso alla morte. Quest'anno ho fatto 22.1 in scioltezza semplicemente perché ho iniziato a spigolare, cioè proprio ho iniziato a cambiare le linee e mi è cambiato totalmente la guida. Ti sei liberato anche la testa. Sì, anche la testa un pochino, leggermente. Ma secondo te qual è il punto dove qua si fa veramente la differenza? Guarda, secondo me qua i punti chiave della pista è il tornantino. La curva 3. Sì, la 3 è dove si guadagna di più se si riesce a far bene. Se si riesce a girare la moto il prima possibile, alzarla e spalancare il gas, stando attenti come nell'R1, tu lo sai bene, se entra l'anti-wheeling taglia tantissimo, sì. Quindi il gioco magari è aiutarsi, il gioco sta nell'aiutarsi col freno posteriore per impedire proprio l'anti-wheeling, okay, di entrare. Se si riesce a fare questo gioco qua, veramente guadagni veramente tanto. Io avevo visto nei miei tempi scorsi anche mezzo secondo di meno ero riuscito a fare. Perché io lì ho visto proprio che tu sei entrato e hai aspettato tanto a dare gas, sì, proprio sei stato stretto, però in modo tale da non dover poi dar gas e far la curva, sì, ma trasformare quella curva in un rettilineo. Esatto, sì. Poi lì nel video si vede poco, ma ti porta anche un po' fuori punto lì la pista. Io la interpreto così, secondo me è quella più redditizia, tanta gente la fa più tonda la curva. Però... Beh, poi parla il tempo, quindi... Esatto, sì. Un altro punto chiave secondo me è l'uscita sul rettilineo. Okay. Ci sono diversi modi di interpretarla, però lì è un po' più un casino perché non si può uscire a stretto, perché c'è una grande buca vicino al cordolo. Madonna! È importante così evitarla. Si deve praticamente fare la stessa cosa, però magari uscire una via di mezzo, non troppo largo ma neanche troppo stretto, perché per evitare la buca. E quindi sì, un'altra cosa fondamentale di Cervesina è trovare il sentiero dove ci sono meno connessioni, sì, e mettere appunto la moto. Sì, l'assetto è molto l'assetto importante a Cervesina, sì, fondamentale. Sì, 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 sì.
Andre, che dire? Complimenti. Spero di, esservi stato d'aiuto. Sì, assolutamente sì. Mi sarebbe piaciuto avere... Vabbè, la gara è andata bene, però mi sarebbe piaciuto averlo anche prima questo video per capire bene... Vabbè, non sarà l'ultima cosa che c'è così. Ah no, chissà, lo vedremo. Comunque, Andre, grazie davvero per averci condiviso questo video, averci raccontato i tuoi segreti e spiegato come si può andare forte in questa pista. Grazie a voi. E... chissà, magari ci vedremo in pista. Io me lo auguro. Magari da avversari. Me lo auguro, perché tutto questo, questi anni qua, tutto questo tempo che ci ricordiamo, però ci tiriamo, cioè dimmi, tu cerchi di tirarmi durante le libere, ma poi alla fine non corriamo mai insieme. Ovviamente ti uccido anche. Madonna, questa mi farà ammazzare. L'anno scorso. Lo ricordate? Questa è la ruota della moto che stava dietro di me. Ho sentito la tua ruota in testa, ma mi hai picchiato con cosa? Ho sentito tong, quindi t'ho preso, sì. Minchia. Normalmente ammazzo Nascar, ragazzi, non voletevi male, non l'ho fatto, non è colpa mia. Va bene. Spero di poter una volta confrontarmi, dai. Assolutamente sì. Grazie Andre, grazie ciao anche a tutti, voi ragazzi, per aver visto questo video. Un saluto e ci vediamo presto. Ciao.